Allora, sicuramente la fiera di Dacta Sicilia offre tantissimi spunti di riflessione, di rilancio anche delle attività didattiche. E, per quanto riguarda la didattica immersiva, sono le nuove frontiere, bisognerà capire con che approccio muoversi. Perché l'innovazione che si basa soltanto sul digitale può essere anche molto fuorviante. Noi in questi anni abbiamo puntato tantissimo sulle relazioni di prossimità intanto dell'istituzione scuola al quartiere e anche le relazioni tra i nostri ragazzi, le nostre ragazze, il quartiere stesso, i genitori. E ciò nonostante vanno benissimo tutte le innovazioni e proveremo a coglierne il meglio e vedremo un po', lo scopriremo insieme. Siamo una squadra, non sono soltanto io a lavorare nel quartiere Sperone, nell'istituto comprensivo Sperone Pertini, siamo una squadra. E tra i giocatori, i primi, i più importanti giocatori sono i bambini e le bambine, i genitori, i docenti, i collaboratori scolastici, amministrativi, insomma tutti coloro che fanno parte della nostra comunità. E cosa ci spinge a lavorare nel quartiere Sperone? Semplicemente la consapevolezza che facendo la nostra parte possiamo restituire una parte a chi rischia di averla tolta, è un pezzo di diritto di cittadinanza. La scuola può cambiare anche, intanto la consapevolezza di sé, la può nutrire percorsi di libertà e di autodeterminazione, può anche insegnare a dire di no al denaro facile, a quello che si guadagna in percorsi assolutamente negativi. È una scelta di campo, una scelta di ideali e di valori che facciamo ogni giorno tutti insieme e tutte insieme, ognuno la propria parte. Una cosa che ci fa tanto piacere è stato sicuramente l'aver rappresentato qui la voce dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze della scuola media con Posso cambiare il mondo, un video che incrocia il rispetto dell'ambiente, la pulizia della spiaggia che ha proprio due passi dal loro plesso scolastico con il richiamo nei confronti delle altre istituzioni alla restituzione del mare, di un mare che in questo momento è negato, un mare non balneabile, che metaforicamente rappresenta gli orizzonti negati. E un'altra novità recente bellissima è il premio Geografia 2023, per come la scuola ha contribuito a una narrazione diversa, una descrizione, una narrazione diversa del proprio territorio. E perché Daniele Dolci diceva ciascuno cresce solo se sognato e penso che la scuola possa contribuire tanto a far sognare, a sognare insieme e dunque poi fare i passi concreti per il cambiamento.